I fratelli dello spazio, attraverso Wanda, Albano 24 giugno 1998, a cura di VB. Civiltà e nu. Il vero scopo dell'esistenza è di essere creature cosmiche, anche sulla Terra. Continua. Non ci biasimare se ti mettiamo di fronte alle tue responsabilità, perché è un nostro dovere e prima di farlo dovevamo sondare bene il tuo modo di procedere. Non desideriamo rimproverarti, ma spingerti piuttosto a guardare in te concretamente per prendere coscienza e non sostare oltre. Cara sorella, non ti abbiamo mai parlato in questo modo ed era ora che lo facessimo, altrimenti il nostro aiuto sarebbe inutile e oltremodo sterile. In questo momento travagliato, in cui gli avvenimenti stanno prendendo il sopravvento, che fratelli saremmo se non ti mettessimo di fronte alla responsabilità di una vita vissuta senza armonia e senza benedire il Creatore, la forza cosmica che tutto governa? Se non ci fossero i nostri richiami che vi esortano a pensare ad un unico tutto, come è possibile che voi, esseri umani, rifiutiate la realtà concreta delle cose anziché prenderne coscienza e vi lasciate andare agli avvenimenti sopportandone passivamente le conseguenze, magari maledicendo il destino contrario alle vostre proprie esigenze? Cara sorella, apprezza il nostro dire, che è dettato unicamente dall'amore che respiriamo e permane in noi continuamente. L'amore, il vero artefice della nostra vita, la vera ragione dell'esistere, è sovrano nei nostri esseri. Noi respiriamo la sua essenza pura e non te lo diciamo per orgoglio, un sentimento non consono al nostro stato d'essere, ma per risvegliare in te e in tutte le creature che cercano la verità il vero scopo dell'esistenza, cioè di essere creature cosmiche anche sulla Terra. Continua.